Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video dedicato a Look Fantastic perché ho ricevuto dei prodotti che ho selezionato sul sito. Mi sono concentrata sul make-up, ho scelto diverse novità ma anche dei prodotti best-seller di brand che amo e che vedrete in azione anche su Instagram. Prima di cominciare però voglio dirvi che con il codice LADYGLOW potete ottenere fino al 20% di sconto, quindi sui prodotti non scontati, e un 5% di sconto extra e sui prodotti presenti al link che trovate giù nell'info box. Ma cominciamo quindi a vedere cosa ho scelto. Innanzitutto lei, che è la Eye and Face Palette Aura o Aura, che dir si voglia, di Line Crime, una palette che ha un formato quadrato, pratico e compatto, che contiene 9 tonalità dai toni freddi che incoraggiano a dare spazio alla creatività, quindi a sperimentare stili diversi. I colori sono vividi e vibranti e per me questa è una eye palette, solo una eye palette, perché comunque non ci sono all'interno tonalità che io uso abitualmente o userei sul viso. Ma vi segnalo che trovate la Glory, sempre di questa linea, la palette quindi Glory, che contiene invece delle tonalità nude, sul rosa, sul fucsia, sicuramente colori più sfruttabili sul viso. Però devo dire che tra le due questa è sicuramente quella che mi ha colpito di più, quella che secondo me è più originale, e contiene al suo interno 6 ombretti dal finish metallico e 3 dal finish opaco. Per quanto riguarda la formula, sono tutti ombretti pigmentati e duraturi. I metallici hanno una texture bella setosa, sono molto vibranti e luminosi, e quelli opachi, devo dire, sono solo 3, ma sono un po' deludenti perché un po' gessosi e spolverano un po' in cialda. Però sono comunque ombretti molto modulabili e facili da sfumare. Ma voglio mostrarvi i colori nel dettaglio prima di dirvi che cosa ne penso. Allora, il primo ombretto che vedete si chiama Stellar ed è un rosa chiaro metallico. Il secondo si chiama Starry, è un verde azzurro metallico, è chiaramente l'ombretto che ho utilizzato sulla palpebra mobile per il look di oggi. Poi vedete Orbit, che invece è un lilla rosato, sempre dal finish metallico. Segue Midnight, un blu violaceo scuro metallico. Poi abbiamo Crescent, che è un argento metallico veramente stupendo. Poi abbiamo Luna, che è un prugna violaceo dal finish opaco, Pink Moon, un fucsia vivace e vibrante opaco, Super Moon, un blu cobalto metallico, e poi infine vedete Nova, che è un indaco o indigo, un colore tra il blu e il viola, scuro, freddo e opaco. Devo dire che secondo me questa è una palette anche abbastanza versatile, pur contenendo solo 9 colori. L'argento è perfetto per la sera e per un look futuristico, si possono creare diversi look vivaci utilizzando il verde azzurro, il blu cobalto, il lilla metallico e il viola praticamente scuro, il prugna, e sono perfetti anche per realizzare degli intensi smokey eyes. Gli opachi quindi sono solo 3, prugna, fucsia e indaco, quindi diciamo che magari da sola è un po' troppo audace per look completi, perché non ci sono dei toni neutri e opachi, ma nulla vieta ovviamente di utilizzarla in combo insieme ad altre palette. E i colori, secondo me, presi singolarmente sono veramente fantastici. Io li trovo uno più bello dell'altro. Per concludere, quindi, per me personalmente non è una palette per tutti i giorni, ma la trovo molto bella, originale, perfetta per l'autunno e di buona qualità, e non costa neanche tantissimo perché costa circa 30 euro, quindi un po' come le palette di Huda Beauty. Poi ho scelto il Copacabana di NARS, prodotto iconico del brand, uno dei famosi multiple, lo stick multifunzione per viso, corpo, occhi, labbra, dalla texture cream to powder, quindi texture cremosa con finish polvere. Ha un packaging bellissimo, peccato che si sporca subito, è nero e logato ad effetto soft touch. La formula contiene vitamina E e olio di açaí, antiossidanti per proteggere ed idratare la pelle. Il colore di Copacabana, che vado subito a mostrarvi, è un rosa opalescente madreperlato, molto chiaro e dal sottotono freddo, che probabilmente, ve lo voglio mostrare anche prima nello stick, vi dicevo, questo colore abbastanza freddo che probabilmente non è il massimo sulla mia carnagione calda, soprattutto adesso dopo 2 mesi anche più di autoabbronzanti. Però insomma l'effetto mi piace comunque moltissimo e lo desideravo insomma provarlo veramente da tantissimo tempo. Al confine tra una crema e una polvere è un prodotto che si
applica molto facilmente sia direttamente dallo stick che andandolo quindi a prelevare con le dita o con un pennello e poi andandolo magari a picchiettare insomma con le dita sui punti quindi strategici del viso che si desidera illuminare. Vi mostro anche per bene insomma lo swatch della tonalità. Ha una texture molto setosa, sottile, assolutamente non appiccicosa, si sfuma con facilità donando un effetto glowy naturale, glamour ed elegante, un effetto leggermente wet e non polveroso. Contiene all'interno dei riflessi, ma sono veramente iper sottili, quindi comunque non è pacchiano, insomma non sono pacchiani questi riflessi, non è un illuminante è troppo scintillante. Sicuramente il risultato è molto modulabile, ma nelle giuste dosi non si nota, ma senza risultare eccessivo, e dona secondo me una bellissima luminosità e tridimensionalità. Un'altra cosa che volevo dire è che una volta che si fissa risulta asciutto sulla pelle, quindi è veramente un prodotto cream to powder. Sul mio tipo di pelle non c'è bisogno di fissarlo e dura a lungo nel corso insomma della giornata, quindi non cola neanche con le alte temperature, quindi insomma mi piace tantissimo ed è un prodotto estremamente pratico, versatile, facile da utilizzare, che dona in pochi gesti un look fresco e radioso. Sempre per gli occhi poi ho scelto invece un prodottino strepitoso di Natasha Denona. Io cerco sempre di vedere se vi mostro il lato giusto delle confezioni, però comunque pazienza, ci provo, insomma sapete che non vedo proprio benissimo. Vi dicevo, questo prodotto per gli occhi che si chiama è un Chromium Liquid Eyeshadow di Natasha Denona. Che cos'è? È un ombretto liquido multichrome che contiene al suo interno dei pigmenti pearlescenti a base di silice con proprietà cangianti, quindi in grado di cambiare colore a seconda dell'angolazione della luce. Ciascuna particella presenta quindi tre variazioni cromatiche per un risultato che ipnotizza lo sguardo, dice il brand. Questa è la scatolina esterna. Per quanto riguarda la tonalità, io ho scelto Infra Nude, che è una tonalità cangiante che va dal rosa all'oro al verde, proprio perché ho scelto questo colore, perché grazie al rosa mi sembrava più portabile rispetto a Scarab, che è l'altra tonalità che trovate su Look Fantastic, che invece va dall'oro al verde al blu, ed è un ombretto liquido semplicemente fantastico, incredibile, insomma non ho molto altro da dire. Ha praticamente una texture che è particolarissima, perché è una texture un po' gelatinosa ed elastica, che lascia una sensazione fresca e idratante. Ha una coprenza modulabile e non so se ci fate caso, ha un colore che è veramente qualcosa di straordinario, insomma io non avevo mai visto nulla di simile. La cosa bella poi è che ha una lunghissima tenuta senza seccarsi o creparsi, depositarsi nelle pieghe dell'occhio o sbiadire, e questo effetto multichrome è veramente incredibile, perché proprio cambia quindi colore a seconda veramente della luce, quindi è qualcosa di fantastico. È sicuramente piccolino, perché contiene solo 2,5 ml di prodotto, e è anche abbastanza costoso, ci costa circa 30 euro, però secondo me bisogna considerare che questo non è un ombretto per tutti i giorni, per uso quotidiano, però è veramente una chicca da tirar fuori al momento opportuno per look speciali che non passano certo inosservati. Io amo le tonalità cangianti, quindi sono veramente innamorata di questo ombretto. Oggi chiaramente insomma volevo mostrarvi un look realizzato con la palette Line Crime, ma assolutamente vi prometto che vi mostrerò questo gioiellino sulle palpebre, che dimenticavo può essere utilizzato chiaramente sia da solo che sopra un ombretto. E poi voglio riparlarvi del correttore Radiant Creamy Concealer di NARS, che è uno dei correttori più amati al mondo, nonché uno dei miei preferiti, che io utilizzo in inverno nella tonalità Custard, in estate nella tonalità Honey. Ora, piccola parentesi, ho visto sul sito di NARS che questo colore che uso io viene descritto come un tono medio da sottotono neutro. Adesso sono uscite nuove tonalità, c'è anche il colore chiaro da sottotono caldo, che è quello che io utilizzo abitualmente, però ho scelto nuovamente sempre questo colore perché io lo utilizzo da anni e si armonizza bene insomma con la mia carnagione. Quindi questo è il colore Custard medio, quindi M1 mi sembra sul sito, con sottotono neutro.
Comunque è uno dei correttori migliori, vi dicevo, mai provati. Ha un applicatore a spugnetta, una consistenza cremosa, morbida, vellutata, facilissimo da sfumare perché non ha una texture densa e pastosa. Io lo applico direttamente quindi sulla zona con il suo applicatore, poi lo sfumo con le dita o con una beauty blender, si fonde perfettamente con la pelle e in tempi rapidissimi. Ha una coprenza medio-alta, per me assolutamente sufficiente, e cosa fantastica per la zona, ha un ottimo potere illuminante. La cosa che amo di più di questo correttore è che copre bene, ma non va a seccare o a segnare la zona, quindi non si deposita nelle pieghette, per cui perciò è perfetto anche per le pelli non più giovanissime. È a lunghissima tenuta, dura tutto il giorno senza bisogno di ritocchi e la zona resta sempre morbidissima. Per me è veramente un correttore unico e insostituibile. Poi ho scelto del brand americano Nude Sticks, vediamo dove l'ho messo, è qua, ed è il brand americano Nude Sticks, vi dicevo, famoso per i suoi matitoni, quindi multifunzione per le diverse parti del viso, un Nude Smart All Over Face Blush, quindi fondamentalmente si tratta di un blush in stick che però si può utilizzare anche su occhi e labbra per realizzare per esempio un armonico look monocromatico. Ha un packaging bellissimo perché è dotato anche di una scatola esterna in latta con il logo del brand in rilievo, quindi per custodirlo. Il formato, come vedete, è in stick. Alla base ha un pennello integrato, secondo me comodissimo per i ritocchi on the go. Io a casa sinceramente preferisco utilizzare un classico pennello, insomma un pennello mio, perché questo, devo dire, mi sembra un po' troppo denso e fitto, insomma temo tenda a spostare il prodotto, però non l'ho sinceramente ancora provato. Comunque, al di là di questo, io ho scelto questa tonalità meravigliosa che si chiama Cherie. Vado a fare subito uno swatch ed è il colore comunque che potete vedere stamattina sulle mie guance. Viene descritto come Neutral Nude Coral Rose e infatti è proprio uno. Lo chiudo dopo sperando di non fare danni. Eccolo qua, come vedete, è un rosa, diciamo caldo sicuramente, con un tocco di corallo al suo interno, un colore molto sobrio, secondo me anche abbastanza trasversale, raffinato, che sta bene un po' a tutti e con tutto, un vero e proprio passepartout. La formula è meravigliosa di questo blush in polvere però, di questo blush in stick, perché è molto pigmentato ma modulabile, si sfuma che è una meraviglia proprio da solo, quindi senza creare macchie, ha un bellissimo finish soft matte, dura a lungo, insomma un prodotto devo dire decisamente in linea con le mie aspettative. Vi segnalo che in gamma trovate anche i Dewy Blush che invece hanno finish glossy. Io preferisco questi matte perché comunque, come vi dicevo, il finish non è proprio completamente matte ma è abbastanza naturale. Proseguiamo e torniamo a NARS, che è decisamente il brand più presente in questo video, e perché ho scelto anche la Bronzing Cream Laguna 3, che è praticamente sempre un prodotto dalla texture ibrida crema polvere, disponibile in 5 tonalità ispirate alla tonalità della Bronzing Powder Laguna, che è uno dei prodotti best seller del brand, per quindi un effetto baciato dal sole, dal finish soft matte. Ha un packaging meraviglioso perché ha una confezione satinata, in plastica satinata, con questo tappo a vite sul rame metallico. Vi segnalo che all'interno non c'è nessuna protezione in plastica nella confezione, quindi sicuramente è molto importante andare a chiudere per bene la confezione dopo ogni utilizzo per evitare che si secchi rapidamente. Ora, la tonalità Laguna 2 riprende la tonalità originale, quindi della Bronzing Powder Laguna. Io ho scelto invece Laguna 3, che è un colore che viene descritto come bronzo medio dal sottotono caldo. Vado a fare ovviamente uno swatch per mostrarvi il colore. Ora si tratta di un marroncino, un marrone sicuramente medio, abbastanza intenso, eccolo qua, caldo ma per nulla proprio direi aranciato, quindi una tonalità molto bilanciata che può essere tranquillamente utilizzata anche per scolpire il viso. Sembra molto scuro questo colore nella confezione, anche così swatchato, ma vi assicuro che una volta sfumato sul viso, nelle giuste dosi
oleosi, chiaramente per me, insomma, per la mia carnagione va benissimo. Comunque è sicuramente un colore adatto per carnagioni, quindi medio scure. Contiene 19 grammi di prodotto. Ora, questo bronzer praticamente ha una texture fantastica, assolutamente setosa, vellutata, si sfuma facilmente, ha proprio un effetto seconda pelle e dona questo effetto sun kissed immediato a lunga tenuta, e ha poi un irresistibile, almeno a mio avviso, profumo di olio di monoi, che praticamente a me ricorda come si chiama, Soleil Blanc di Tom Ford. Comunque è un profumo che si avverte solo durante l'applicazione, ma poi svanisce rapidamente. Io non sono una grande esperta di bronzer in crema, ma ho voluto seguire anch'io questo trend dei prodotti viso in crema, anche perché sono quelli sicuramente più adatti per pelli mature, insomma, come la mia, per ottenere un risultato più leggero e naturale. I prodotti in polvere non sono banditi, però sicuramente tendono di più ad evidenziare pori dilatati e imperfezioni della pelle, mentre i prodotti in crema si fondono alla perfezione con la pelle e offrono quindi un risultato, come vi dicevo, più naturale. Un'altra cosa importante che volevo dire è che praticamente non contiene dei riflessi al suo interno, ma il finish non è comunque opaco, piatto e spento, ma praticamente resta un sottile bagliore molto simile alla pelle. Ha una texture molto leggera, sottile, come vi dicevo, facile da lavorare, non crea macchie e si asciuga rapidamente con un finish, quindi è assolutamente simile alla polvere. Su di me dura almeno 6-8 ore prima di cominciare a svanire. Dimenticavo, io amo applicarlo prelevandolo con un pennello e poi sfumandolo, lo sfumo sul viso con movimenti circolari, ma anche in questo caso è un prodotto che potete prelevare, picchiettare per esempio sul viso con le dita e poi sfumare con un pennello. Vi dicevo, su di me dura almeno 6-8 ore prima di cominciare a svanire, ma sappiamo che la durata di questa tipologia di prodotti è molto variabile, insomma dipende dal tipo di pelle e anche dal clima. E la formula quindi per me di questa di questo bronzer in crema è veramente molto valida. Sicuramente non è un prodotto unico, nel senso che in questo periodo tantissimi brand hanno in gamma, propongono il bronzer in crema, ma ho letto, leggendo in giro sul web, tantissime recensioni. So che questi di NARS sono molto apprezzati perché spesso la maggior parte dei bronzer in crema hanno tonalità molto calde, mentre questi hanno quindi questi colori, diciamo così, più cool, che non fanno sembrare arancioni e sono perfetti anche per modellare e scolpire il viso. Quindi se cercate un bronzer in crema facilissimo da utilizzare, super performante dal colore, quindi dal sottotono, diciamo, abbastanza freddo, vi straconsiglio quindi questi di NARS. Ma passiamo adesso al corposo capitolo labbra. Ho scelto innanzitutto un lifter gloss di Maybelline, prodotto diventato veramente virale sui social, e si tratta quindi di un gloss che ha un applicatore XXL, quindi un applicatore a spugnetta, come vedete, molto grande e anche bello morbido, che consente quindi un'applicazione facile e veloce in un solo passaggio, e ha una formula arricchita con acido ialuronico, quindi per labbra idratate, visibilmente rimpolpate e dai contorni più definiti. I colori in gamma sono bellissimi, 4 sono quelli più particolari, gold, rust, copper, e poi c'è quello che ho preso io, che è il numero 18 bronze, che è proprio, ve lo mostro prima un attimino nella sua confezione, che è proprio un bronzo shimmer, un bronzo metallico ricco di riflessi sottilissimi e dall'intensità modulabile. Praticamente più lo ripassate sulle labbra e più si nota proprio questo effetto bronzeo. Io ovviamente non potevo indossarlo stamattina, però lo trovate già indossato sulle labbra in un reel su Instagram. Allora, eccolo qua, è una favola questo gloss. A parte la tonalità, è proprio favolosa la formula, perché è veramente molto piacevole sulle labbra, ha una texture ricca, corposa, fondente, ma per nulla appiccicosa, un finish super lucido, specchiato, insomma sembra metallo fuso, rende le labbra lisce, levigate, rimpolpate, insomma veramente nulla da dire. Poi questo colore io lo amo particolarmente, è sicuramente particolare, però è un colore che sta benissimo, devo dire, anche con un look semplicissimo, però sempre con labbra in primo piano, insomma queste labbra bronzo secondo me sono bellissime.
ottimissime anche per l'autunno. E poi ho scelto invece di Diego Dalla Palma, altro brand che chi mi segue insomma sa, è un brand che io amo particolarmente, due Stay On Me Lip Liner. Sono queste matite in plastica temperabile, dalla texture altamente pigmentata, dalla texture cremosa e scorrevole, che consente di utilizzarle quindi anche per riempire tutte le labbra per un risultato a lunga tenuta. La texture infatti è altamente adesiva, sono matite long lasting, water resistant e anche no transfer. Il corpo, come vedete, riprende la tonalità della mina e ho scelto due colori di una bellezza secondo me estrema che vado subito a mostrarvi. E questa è la matita che si chiama numero, è stupendo, che è la numero 150. Le swatcho entrambe, così poi evito di fare un balletto indecoroso davanti alla videocamera. Allora, queste sono le due tonalità che ho scelto. Abbiamo quindi la 150 salmone, che come dire, non immaginate un colore, un salmone vivace, un colore quindi vivace o sgargiante, ma come vedete si tratta di un nude pesca salmone desaturato, un po' bruciato, un colore devo dire molto sobrio, ma che dona però vitalità alle labbra. E poi abbiamo la 152, la nocciola, che non è però come vedete il classico nocciola, perché si tratta di un marroncino molto molto caldo, che è un colore per me perfetto per tutti i giorni, ed è la matita che io ho utilizzato, indosso stamattina sulle labbra, quindi la 152 nocciola. La formula è top, i colori altrettanto. Insomma, io concludo dicendo che le vorrei tutte le matite di questa linea. Se andate a vedere sul sito ci sono gli swatches, e a parte queste due nuance che ho scelto io, i colori sono veramente uno più bello dell'altro. Poi, da abbinare a questa meravigliosa e unica, particolarissima matita salmone, ho scelto un Seductive Sheers Lipstick di NARS nella tonalità Barbarella, che viene descritta come Sheer Peach. Ora, questo è un rossetto che è caratterizzato da un colore semitrasparente e luminoso. La formula contiene olio di semi di frutto della passione, estratto di moringa, vitamina E, che vanno ad intensificare il colore e a rendere le labbra levigate e idratate. E ora vado subito a fare uno swatch. Si tratta quindi, dicevo, di un rossetto che ha un colore trasparente e modulabile, e una sola passata dona più che altro una bella lucentezza. Se lo ripassate due o tre volte si ottiene un bellissimo color pesca, eccolo qua, che è perfetto sulla mia carnagione. Ora, questo rossetto praticamente ha una texture che è meravigliosa ed è ottimo anche proprio per idratare le labbra, perché è proprio come un balsamo, insomma è morbido, burroso, molto confortevole e leggero. Chiaramente non si tratta di un rossetto a lunga tenuta, però insomma è facilissimo da ritoccare e oltretutto ha tanti tanti altri pregi. Il colore per me è veramente perfetto, sta benissimo poi con questa matita. Questa è una combo che vi mostrerò a breve o su Instagram o qui sulle labbra, e vi dicevo, sta benissimo con questa matita ed è un nude secondo me veramente perfetto, quindi questo pesca lucido e caldo, una tonalità nude sensuale, delicata e femminile, che dona alle labbra vitalità e un aspetto curato, quindi un prodotto fantastico. Quindi anche questo rossetto Barbarella di NARS, tonalità famosissima del brand. Infine, quello che indosso sulle labbra invece è un Love Me Lipstick di MAC, un rossetto estremamente pigmentato e dal finish satinato, con praticamente nella formula arricchito con olio d'argan, quindi sempre per labbra morbide e idratate. Il packaging è stupendo, come vedete sfumato, nero al centro, mentre sopra e sotto richiama la nuance contenuta. Ha una texture morbida ma non troppo, comunque è un rossetto comunque che ha una bella consistenza, una texture quindi scorrevole, insomma confortevole, idratante e sulle labbra. Fantastica la formula, ma direi bellissimo anche questo colore che ho scelto, che è quello che indosso. Si chiama Tre Blasé e viene descritto ed è un beige chiaro pescato, un colore sicuramente nulla di mai visto, insomma, anzi direi un grande classico, ma sempre attuale e anche super sensuale. Io adoro questo colore, che è chiaro ma non troppo, sta benissimo sia con matite tono su tono ma anche con matite più scure. Io per esempio appunto l'ho abbinato
con la matita nocciola di Diego Dalla Palma, quindi questo è l'effetto della combo. Mi piace abbinarlo con matite più scure perché comunque si ottiene un effetto più pieno e tridimensionale. Tra l'altro questo è uno dei trend proprio dell'autunno-inverno 2022-2023, quindi contornare le labbra con una matita del colore leggermente più scuro, leggermente anche un po' più scuro, abbastanza più scuro insomma del rossetto, quindi per ottenere tridimensionalità. Bene, io ho finito e spero di non avervi troppo annoiato, insomma di avervi fornito qualche informazione utile per il vostro shopping. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho mostrato, se avete già provato qualcosa o se avete intenzione di farlo. Nel caso, giù vi ricordo il codice Lady Glow che vi può essere utile chiaramente per i vostri acquisti. Bene, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.